Irma Paulon, Gli occhi della materia silente. Commento critico a cura di Giancarlo Bonomo, voce narrante Raffaella Ferrari. L'arte è da sempre un connubio tra forma e contenuto, fra concetto mentale, ovvero il significato e significante, il simbolo con cui essa si rappresenta. Nel caso di Irma Paulon, la rappresentazione concreta delle idee prevale decisamente sul pensiero per effetto di una mirabilia di forme materiche, ispessimenti e colori che invade totalmente la nostra percezione sensoriale. Per quest'artista infaticabile ed eccentrica, ogni elemento naturale o artificiale è fonte di curiosità e oggetto di studio del suo sguardo onnivoro, che immaginiamo sempre pregno di sincero stupore, al punto da non escludere alcuna forma espressiva, dalla pittura libera alle installazioni più spettacolose. Sono dunque i materiali veri protagonisti delle sue opere: legni, resine, plexiglass, pietre dure, tessuti, punte di corallo, frammenti di specchi, perle di vetro murano, sugheri e, in generale, ciò che può essere recuperato dallo scarto dell'industria consumistica. Tutto può assurgere a nuova dignità estetica. Tutto può rivitalizzarsi dall'opera fattiva delle mani, quasi con un'azione alchemica, come insegnano i vecchi artigiani della sua terra d'origine, il Polesine. Ed è probabile che proprio da questi antichi insegnamenti derivi il suo particolarissimo gusto esecutivo, come emerge dalle suggestive installazioni, distanti da una realtà oggettiva riconoscibile, ma vicine ad una evidente dimensione animica, dove ritroviamo una forte vocazione simbolica. La materia visibile dà corpo alla nostra realtà, ma custodisce, oltre se stessa, un significato sacro che lascia intravedere i confini indistinti di verità nascoste, dal mistero della creazione alla sua perenne trasformazione. Se un qualcosa esiste nella forma, ci deve pure essere una ragione. E sono straordinarie queste installazioni, con i variegati materiali, che stabiliscono un dialogo con noi, con l'ambiente in cui esse vengono collocate. La sfida della Paulon è quella di creare un senso, un'armonia, una direzione esistenziale da percorrere. Ogni frammento acquista fascino, magia, ed è parola muta, ma densa di eloquente significato. Qui la materia diventa filosofia, che esprime un linguaggio comprensibile, non a pochi, ma a tutti. È il prodigio del colore, le invenzioni inattese delle forme, i perimetri irregolari simili ad arcane geometrie, a comunicarci la meraviglia. L'intuizione allo stato puro, diremmo, senza l'ossessione di dogmi estetici da rispettare. In particolare le installazioni, che potremmo anche definire sculture post-modern, a forma di goccia o fiamma, che dir si voglia, sono forse la vera firma stilistica dell'artista. Ma non solo. La riconoscibilità è evidenziata anche da altri elementi, come la tipica ricchezza cromatica delle superfici astratte, dove la pittura corre veloce, o le sovrapposizioni dei succitati metalli, tessuti, specchi, pietre e quant'altro, che restituiscono allo sguardo, oltre all'incanto di forme inusitate, l'unicità di riverberi esaltati ancor di più dalla luce del giorno. È proprio da questi ricercati preziosismi che la materia, anche quella di scarto, acquista dignità estetica e, diremmo, concettuale. Queste opere ci guardano,
Sono chiute, quei frammenti di specchi e perle di vetro sono occhi che riflettono il mistero della materia, che ci appare inanimata, ma che pur si muove, perché sono gli atomi a muoversi, a trasformarsi nel tempo, perché tutto è enigmatica vita, ovunque. I lavori della Paulhan non sono dunque mere citazioni dadaiste o provocazioni fini a se stesse. Sono piuttosto dimostrazioni di ciò che può tornare a esistere in modo diverso, grazie al gusto creativo, alla forza di un'idea ricorrente che pare seguire un nuovo codice comunicativo. Come le frequenti spirali che convergono verso un centro, ad esempio, potente simbolo sacro che richiama la ricerca del sé interiore, ben lontano dal mondo delle apparenze. Nelle serie delle installazioni a forma sferica, la pittura si fonde nuovamente con la moltitudine di materiali impiegati. I colori dei pigmenti si confrontano con la resina, difficile e sfuggente, che evoca la cristallizzazione dell'attimo, quale senso autentico dell'indagine artistica. In questo contesto, le opere della Paulhan ricercano il contatto con la natura e le infinite sue ragioni. Lo spettacolo degli elementi assemblati con cura si coniuga con le forze generanti, il cielo, la terra, la pioggia, il sole, come fosse un ritorno a casa, al cosiddetto brodo primordiale, quando tutto era mescolato nel caos cosmico. Ma qui, sulla Terra, queste fascinose composizioni sono ancora scenografia nel teatro della natura stessa. Nelle superfici dipinte ritroviamo i colori del grano, del mare, della frutta in estate. L'artista in questo ciclo, pur nel suo pragmatismo materico, disegna simbolicamente la forma filosofica di una verità rotonda, dove inizio e fine coincidono e tutte le cose sono unite in consonanza energetica. E nel confronto con Gaia, la madre terra, dipinge l'aria sottile della nostalgia, il profumo della gioventù dell'anima, i colori del sogno, del mondo che fu e che noi ora stiamo divorando con famelica voracità. Ma tuttavia ci piace continuare a sognare con lei, con il suo coloratissimo mondo recuperato alla vita nuova, per la gioia del nostro sguardo. Un mondo silenzioso e pieno di luce che sorride alla vita che passa, oltre la follia del chiasso contemporaneo e l'alienante frenesia degli uomini.